a riposo. Ragazzi, il battaglione che avete visto arrivare, composto di ufficiali e soldati valorosi, che con sommo sprezzo del pericolo non hanno esitato a sopportare con abnegazione sacrifici e privazioni d'ogni genere, quel battaglione, dicevo, si fonderà col nostro. Oggi, comandante della prima compagnia sarà il signor tenente Gallina. Chi è stato? Giovanotti belli, parliamoci chiaro. Io mi chiamo Gallina da 37 anni. Potete immaginare quanti ne ho sentiti di questi scherzetti. Anzi, vi posso anticipare i giochi di parole che il mio nome vi potrebbe ispirare. Gallina vecchia fa buon brodo, meglio l'uovo oggi che la gallina domani e via dicendo. Volevo dire quindi al nostro spiritosone che queste fesserie non fanno più ridere nessuno. Per resto, la voglia di ridere vi passerà fin troppo presto. State tranquilli. Attenti! Riposo, riposo. Signor tenente! Ah! Signor tenente! No, Giacomazzi, per piacere, non ho tempo. Ma scusi, sono 5 giorni già che Teresa mi ha scritto, bisognerà anche rispondere. Giacomazzi mio, ma perché non te le fai scrivere da qualcun altro queste lettere? Signor tenente, se io legge siamo in 2, più c'è il curato del paese che scrive per conto di Teresa e siamo in 4. La cerchia, vorrei cercare di rimpicciolirla, sa, sono cosette io. Ma certo, scusa tanto, eh. Niente, niente. Va bene, passa più tardi in fureria. Ecco, grazie. Io mi posso pure sbagliare, ma niente niente, tutto questo brusche striglia del nostro Nicotra Rosario fosse la preparazione di un tradimento di Francesca Bertini. Che c'è? Il sentimento d'affetto per un artista è una cosa, la necessità mascolina è un'altra. Come si dice? Peccato da pantalone, pronta a soluzione. Dammi uno specchio. Come mi ha fatto la sfumatura, alto o bassa? Guarda un po'. Tutte e due, alta e bassa. Oui, ma sei proprio sicuro che tagliavi i capelli? Quando facevi il barbiere? Veramente, ero ragazzo spazzola. Apposta faccio pratica adesso con sto caposcione. Te vedi? Il signore è servito, voilà. E ora? Che avevamo combinato? Dopo anche. Dopo l'anche. Oh, domani ti fa fare pure la barba però, eh. Va bene. Giovanotti. Giovanotti, silenzio. È inutile che continuate a lostrarvi. Il signor tenente Loquenzi ha consegnato tutta la camerata. La colpa è di quel cretino che ha fatto Cocodè. Ma come? Che sistema è? Cocodè lo ha fatto uno solo, no tutta la camerata. Io non c'entro. Ordine del tenente Loquenzi.